filosofo. Frase calda: il nuovo totalitarismo è quello finanziario. Peggior nemico che continua a chiedere più Europa. Sogno proibito: guidare gli anticapitalisti di tutto il mondo. Le nuove leadership anche del centrodestra sono due leadership che andranno un po' a smobilitare, come abbiamo abbondantemente detto, la vecchia distinzione destra-sinistra, no? Ormai è Europa, non Europa, establishment contro establishment, immigrazione, quanta, sì, identità, eccetera. Quindi Europa e capitalismo è il tuo libro, il tuo saggio, il tuo pamphlet. Alla luce di quello che abbiamo visto, proviamo a rimetterlo dentro questa architettura dell'Europa, perché questa roba in qualche modo è comandata dalla finanza. Certamente, infatti oggi siamo totalmente al di là della vecchia dicotomia destra e sinistra, e la vera dicotomia intorno alla quale dovrebbe strutturarsi il dibattito politico è quella dell'accettazione del fanatismo economico con dittatura della finanza oppure della sua contestazione operativa. Questa è oggi la vera dicotomia. Chi accetta il fanatismo economico classista planetario sta dalla parte del potere e dei potenti. Chi contrasta questo invece sta dalla parte degli oppressi, se vogliamo usare vecchie categorie. Questo è il punto fondamentale. Però chi veramente si situa in questo contesto? Io credo che nessuna delle forze, nemmeno a destra ovviamente, di quelle evocate, sia realmente in grado di strutturare una potenza anticapitalistica, diciamo, perché magari prendono posizioni giuste talvolta sul tema dell'Europa, ad esempio, ma poi manca sempre una grammatica comune che assuma la lotta contro il fanatismo economico finanziario come orizzonte, potremmo dire, per cui vi sono sì certe prese di posizione giuste, ma manca sempre una rivendicazione chiara e consapevole in difesa della democrazia, dei diritti sociali, che non a caso stanno smantellando uno dietro l'altro. E dopo vedremo i fatti di cronaca. Ci testimoniano che la sfiducia progressiva degli italiani, e non solo degli italiani perché in Europa mi sembra che il trend sia abbastanza similare, sia di sfiducia nei confronti degli istituti bancari. Fusaro, ma certo che sì, infatti ormai la distinzione fra banchiere e usuraio è puramente nominale, perché le banche oggi fungono da attacco permanente alla classe media e alla classe lavoratrice, che vengono distrutte tramite vere e proprie opere usurocratiche del sistema bancocratico mondiale, ragion per cui mi si consenta di dire a proposito della casa, che per me è un diritto inalienabile, fondamentale, che spetta ogni essere umano prima del mercato, delle banche, di tutte queste turpitudini, mi si lasci dire questo aspetto, che oggi il modello in atto è quello di produrre uno sradicamento mondiale in forza del quale non verranno accolti i migranti e integrati, che sarebbe cosa giusta e buona, ma verremo sradicati anche noi, perché l'obiettivo è produrre una popolazione mondiale di atomi sradicati come i migranti, costretti a non avere né la casa, né una patria, né una cultura, né diritti sociali. Allora, è il modello dello sradicamento globale capitalistico. Il vice sindaco di Presicce, ex esponente di Forza Italia, ex candidato con noi a sinistra, oggi dato vicino all'UDC, anche se in paese Raone è famoso soprattutto per le auto di lusso. Un fuoristrada Hammer e una Porsche Cayenne, quest'ultima la troviamo parcheggiata di fronte alla sua azienda. Una madre di famiglia deve farsi 120 km al giorno per 6 giorni la settimana, per se gli va bene 542 euro. Io che c'entro. Precisiamo, il comportamento dell'imprenditore è sicuramente legittimo, ma è etico il comportamento del politico? E di sinistra, no? O sbaglio? Certo. Anche attualmente, diciamo. È facile fare l'operaio e quello di sinistra col Porsche Cayenne. Tu non so quanto lavori, io lavoro 30 euro al giorno. E avere un Porsche Cayenne non credo che sia chissà che cosa. Ce l'hanno i dipendenti oggi il Porsche Cayenne. Scusi, no, voglio capire, quanti dipendenti a 542 euro al mese ha visto che si compravano il Porsche Cayenne? Vabbè, dai. Di fronte alla frase oggigiorno il Porsche Cayenne saranno anche i dipendenti, Fusaro, cosa? Beh, povera sinistra, Gramsci. Gramsci si è rivoltato 3 volte nella tomba nel frattempo, al cospetto di questo tradimento ignobile della sinistra, che diventa la sinistra dei Cayenne, no? Dalla lotta di classe al Cayenne. Colamino, un po' imbarazzante sentire un rappresentante di un partito che poi è anche impegnato in politica, in una istituzione locale, però sentire declinare il lavoro con questi termini
È un po' imbarazzante, onestamente. Vi dirò, al di là delle chiacchiere, per quali ragioni il Jobs Act, che fa ridere già in questo nome anglofono che tradisce le origini del nostro popolo, è un attentato al mondo del lavoro, dei lavoratori e dei diritti, per due ragioni molto semplici. Primo, promette lavoro a tempo indeterminato, astrattamente, e di fatto implica la licenziabilità immediata, come emergeva dal servizio di cui sopra, per i lavoratori. Quindi primo attentato al mondo del lavoro è la prosecuzione dell'opera di flessibilizzazione del lavoro, che è un trend che già procede da molto tempo, pacchetto Treu, legge Biagi e così via. Secondo attentato al mondo del lavoro, di cui nessuno parla, sta nel fatto che dal gennaio 2016, grazie al magnificato Jobs Act, non è più per obbligo presente nei posti di lavoro il registro degli infortuni. Non so se vi rendete conto della gravità di questo attentato al mondo del lavoro. Qui è un attentato di classe, i dominanti, grazie a una sinistra venduta al capitale, stanno massacrando i lavoratori. Allora, le sostanze che arrivano dalla Tunisia piuttosto che dal Marocco potrebbero essere state trattate con sostanze che da noi sono vietate? Sostanzialmente non solo potrebbero, ma lo sono. Gli italiani devono sapere anche che ormai neanche l'Italia può comandare su queste cose, perché ci siamo venduti all'Europa e alle lobby, e sono loro che comandano. Ed eccole qua le nostre belle arance. Tutta sta mania del libero mercato, guardate che poi alla fine si sta portando a distruggere le eccellenze italiane. Allora, emerge nitidamente tutta la limitatezza del sistema del libero scambio e del Vangelo della competitività per due ragioni essenziali. Primo, la legge del libero scambio è quella per cui si trova sempre qualcuno disposto a fare lo stesso a un prezzo più basso. Dunque non conta la qualità, arrivano arance da altri paesi a livelli e a costi più bassi e si comprano quelle. Punto secondo, globalizzazione. Prima si favellava di globalizzazione. Significa globalizzazione il fatto che, se l'accettiamo ed è una scelta politica, improvvisamente i lavoratori italiani, francesi, tedeschi, che hanno dei diritti acquisiti tramite conflitti, tramite rivendicazioni, debbono improvvisamente competere con i milioni di lavoratori cinesi senza garanzie, senza diritti. E cosa succede? Che anche i cinesi avranno i diritti, niente affatto, che anche i nostri perderanno i diritti. Certo. Quindi è un processo di classe, sia chiaro. Allora, è lotta di classe, quella che voi chiamate globalizzazione. A me non fa schifo, devo dire la verità, non quella fa schifo che voi ogni tanto globalizzazione, aiuto lotta di Stato.